per risottolineare il fatto, insieme al collega Molteni, della non necessità di continuare ad avere come fossero quasi dei premi questi permessi di soggiorno, perché nella vita quotidiana delle persone, diciamo, straniere, non è così poi non una consuetudine vedere le difficoltà all'interno di queste famiglie. E sappiamo benissimo tutti che ci sono in molti casi delle situazioni particolari. Ora, se già esistono delle situazioni dove si può conferire il permesso di soggiorno, non si vede perché bisogna ulteriormente incentivare il permesso di soggiorno con situazioni che possono anche essere, diciamo così, costruite tra virgolette, in maniera tale che si possono poi ottenere questi permessi di soggiorno. Siccome lo vediamo in altri campi, come ci sono stranieri che pur di truffare le assicurazioni, pur di non pagare l'affitto, pur di non pagare il pre-post scuola, pur di non pagare la mensa, pur di non pagare le multe, cosa stratosferica nei comuni, per chi fa l'amministratore sa benissimo che la più grande percentuale di multe non pagate deriva da persone non di questo Stato italiano. È evidente quindi che così si incentiva il fatto di poter anche dire picchio la moglie, faccio paura alla moglie, così prende il permesso di soggiorno e siamo a posto. Tra l'altro vorrei sottolineare anche se non è l'argomento di oggi, che c'è un'altra prospettiva in essere che si sta discutendo, cioè che anche nel decreto scuola si possa fare in modo che chi è a scuola, fino a quando non ha finito tutti i suoi corsi scolastici, gli stranieri potranno, questa è la proposta, usufruire di un permesso di soggiorno. Cioè in questo paese ormai stiamo andando nella dimensione per cui diamo sempre di più perché così stanno tutti più tranquilli. Allora uno che va a scuola 20 anni in Italia avrà per 20 anni il permesso di soggiorno, quindi fuori corso dell'università, eccetera, eccetera. Mi sembra veramente che sia un percorso anormale e che non sia corretto nei confronti di chi si comporta bene, situazioni invece dove si va a incentivare probabilmente chi si comporta male. E questa non è una discussione razzista, è una discussione reale su quello che accade tutti i giorni nelle famiglie che vivono nel nostro paese straniere. Grazie, onorevole Bonanno. Ha chiesto la parola all'onorevole Bonafede. Prego.